Progetto Car Detailing 1290, Mercedes CLK Obsidian Schwarz metallizzato. Eccolo qua il progetto in questione, auto di quasi 20 anni con più di 250.000 km alle spalle, quindi una signorina che ha vissuto, ha percorso già diversi chilometri, quindi il nostro compito sarà quella di ridargli una seconda vita tramite appunto le tecniche del car detailing. Di prima battuta però, questo va detto, abbiamo provveduto a riverniciare il paraurti anteriore, i fari e il parafango anteriore sinistro, in quanto purtroppo avevano dei difetti talmente gravi che le tecniche del car detailing non ci avrebbero aiutato. Però adesso siamo pronti per ultimare il lavoro occupandoci anche del comparto ruote, andando a pulire tutto il passaruota e i cerchi, e poi ovviamente andare a decontaminare, lucidare e trattare con la nanotecnologia tutta la carrozzeria. Ci occuperemo anche degli interni, ma quello lo vedrete in seguito. Quindi bando alle ciance, mettiamoci al lavoro, seguite le prossime clip. Allora signori, eccoci pronti per la fase di ispezione. Allora, vediamo come il cofano presenta una quantità di difetti veramente importante. Notate gli swirle, questi graffi circolari attorno alla luce, sassate, residui di insetti e altri graffiettini chiamati ritz, che ora magari si nascondano fra le swirle, però poi sarà molto facile individuarli una volta che abbiamo iniziato a lucidare. Magari ecco qua, forse ne vedete uno, spero di farvelo vedere con la luce, eccolo qui. E poi ovviamente tutta questa brutta opacità dovuta anche dal calcare che è presente sotto, quindi questo è per farvi capire come tutta l'auto sarà ricoperta di questi difetti. Qua il parafango, come vi avevo già anticipato, è stato verniciato, quindi risulta in condizioni notevolmente migliori rispetto al resto della macchina. Insomma, avremo un bel po' da fare, anche questo brutto graffio ci vedremo dopo, rimani lì che Valerio penserà a te. Quindi dai ragazzi, come avete visto il lavoro ce n'è da fare un po'. Intanto abbiamo già provveduto a smontare anche i cerchi e metterla sui cavalletti, in modo che siamo anche più facilitati nell'operazione di lucidatura. Ragazzi, il tempo di parlare è finito, ma è il momento di lavorare, let's go! La fase dell'ispezione è molto importante integrarla anche con l'ausilio di uno spessimetro che va a misurare praticamente lo spessore dell'alluminio e del ferro. Ovviamente noi sappiamo che in un determinato range di spessore è un trasparente originale, mentre quando avete visto spessori che vanno al di là di 200 micron abbiamo la certezza matematica che il pezzo è riverniciato. Di conseguenza non possiamo adoperare la solita tecnica di verniciatura per tutta l'auto, ma dovremmo un po' capire su ogni pannello la migliore strategia da utilizzare. Possibile a Livorno, sempre tempo bello, arriva lui brutto.
Vi ricordate del graffio in questa posizione? In un primo colpo d'occhio è completamente sparito. In realtà, è giusto dirlo per correttezza, non è sparito definitivamente. Andandolo ad analizzare con una luce più potente, eccolo qua, lo troviamo sempre. Però era un graffio di cui per la risoluzione totale andava riverniciato completamente il fianco. Quindi ecco, abbiamo trovato una soluzione di minor impatto economico che però ci ha dato notevole soddisfazione in termini di risultato. Difatti abbiamo quantomeno tolto di un quinto un'eventuale spesa, donando comunque un effetto notevolmente bello. Quindi questa condizione di luce qua la troviamo forse in 5 minuti durante il giorno, e per 5 minuti ne vale la pena investire per una prova del genere. Eccoci tornati insieme, andiamo a scoprire nel dettaglio ogni singola fase della lavorazione. Abbiamo lavato e decontaminato ogni singola parte dell'auto per eliminare sporco stradale e agenti atmosferici inquinanti. Ripristinato il paraurti anteriore e parafango anteriore sinistro tramite verniciatura. Mascherato le sassate. Utilizzato la tecnica dei lavabolli per rimuovere alcuni cocci sulle fiancate. E utilizzato tre fasi di lucidatura in cui abbiamo rimosso la maggior parte delle imperfezioni presenti sul trasparente. Pulito, decontaminato e lucidato i cerchi interno passarote e pinze freno, e per ultimo trattato con la nanotecnologia carrozzeria, vetri, plastiche esterne e cerchi per garantire idrofobicità, brillantezza e facilità di pulizia per un periodo di tempo prolungato. Un progetto che ci ha messo veramente a dura prova, in quanto abbiamo utilizzato la carrozzeria tradizionale per riparare il comparto anteriore. Perdonatemi se non sono riuscito a portarvi il video, ma ero impegnato in un altro progetto di anch'essa complessità, quindi non ce l'ho fatta a riprendere questa lavorazione, che è stata fatta un mese prima del progetto, in quanto quando capitano lavorazioni in cui prima si prevede un intervento di carrozzeria, il trattamento può essere eseguito almeno un mese dopo la verniciatura, in modo che il trasparente sia completamente essiccato. Terminato il progetto e portato l'auto all'esterno, sia il primo colpo d'occhio che un'analisi approfondita mostrano come a livello estetico abbiamo ridonato nuova vita a questa CLK, togliendole quasi tutti i suoi 20 anni. Adesso sarà fondamentale seguire tutti i nostri consigli che diamo sul mantenimento, in quanto ovviamente colore delicato, trasparente, morbido, in quanto ci sono diversi trasparenti su quest'auto, e quelli che fra virgolette ho maneggiato in questa occasione sono di natura abbastanza delicata, quindi occorre un'attenzione maggiore nelle fasi di lavaggio e nelle varie situazioni che possono capitare, come magari escrementi, insetti, eccetera eccetera eccetera. Da Valerio Cordoni, responsabile del dipartimento car detailing della carrozzeria Labronica, è tutto, ci vediamo nel prossimo video, ciao ciao! Dimenticavo, se ancora non l'avete fatto, like al video e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutti i nostri contenuti.